L'allenatore romano è partito con Handanovic tra i pali, la difesa con Samuel e Ranocchia centrali e con i giovani Mbaye e Bianchetti esterni. A centrocampo Zanetti e Guarina hanno agito da mediani, mentre in attacco alle spalle di Milito hanno operato Palacio, Coutinho e Nagatomo spostati in avanti sulla destra. Sovraccaricata dal pesante lavoro svolto in ritiro, l'Inter nel primo tempo inevitabilmente non ha mai trovato la velocità per scardinare la difesa avversaria e solo in poche occasioni ha sfiorato il gol. Nella ripresa, con Maicon in campo per Bianchetti, i nerazzurri hanno sfruttato al meglio il perimetro, soprattutto sulla destra. Dopo il gol di Samuel, nato da una palla inattiva, nel finale, insieme a tanti cambi, è arrivato il gol capolavoro del gioiellino Coutinho, che già in ritiro era stato tra i più brillanti dell'Inter, insieme a Zanetti, Guarin, Samuel, Handanovic, Palacio e Milito. Proprio il centravanti argentino ha fotografato così il momento dell'Inter, mentre Ivan Cordova ha risposto per le rime a Lucio. Come state? Come è andato il ritiro? Positivo, positivo. Credo che è stato fino adesso una preparazione abbastanza buona. Ci manca ancora, ovviamente si è visto che ancora non siamo pronti. Sono 10 giorni che stiamo lavorando, quindi era normale. O ci si è visto una squadra molto stanca. Stiamo lavorando molto forte, quindi sapevamo che è stata una partita così difficile. Sicuramente l'obiettivo è il 2 agosto, la partita d'Europa League, che è una partita importante per noi, quindi ci stiamo preparando per quella partita. È difficile, difficile, io mi unisce un gran rapporto col Pazzo. La unica cosa che le ho potuto dire è che deve essere tranquillo, perché comunque è un grandissimo attaccante, di grande valore. Speriamo che la società e lui possano sistemare subito questo, dicendo. Lucio, queste parole non sono uscite dal profondo di quello che pensava lui. Magari vengono riferite da qualcun altro, ma cercano solo di far polemica.